Il presidente dell'Udinese, Franco Soldati. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, buongiorno. È un buongiorno? Dopo una notte? No, direi proprio di no. No, eh? Ma perché no, il tempo non è granché dalle sue parti? O... No, no, qui c'è il sole, quindi siamo... Ma sono andato, la giornata piove, è bella. No, no, non piove, non sta piovendo qui. Okay. Almeno adesso. E perché beh, non diciamo è un che... buongiorno, presidente? Non è un buongiorno perché se la partita fosse stato un incontro di pugilata avremmo vinto i punti e poi certamente certe decisioni arbitrali come il secondo rigore e anche l'espulsione di Widmer sono quanto discutibili. Ci può spiegare perché voi discutete queste due decisioni? Perché a proposito del rigore si vede una maglia tirata, no? O no? No, io no. Almeno da quello che ho visto non la vede. Sul secondo rigore non vedo assolutamente nessuna Noi non vogliamo fare i difensori del Napoli, attenzione, però si vede un'immagine in cui c'è questa maglia tirata, per carità, per buttare giù Zapata servirebbe il mortaio, non sì, la, sì, la maglia è un mortaio, sì, appunto. Però c'è una maglia tirata, diciamo quindi... che siamo un attimino perplessi, ecco, su questo rigore e anche sulla seconda munizione di Widmer. Quindi diciamo sì, era giocato in 10 contro una prima della classe. Un'ottima prestazione, sì, certamente, però ci lascia la mare in bocca perché ai punti saremmo passati noi. Lei adesso sta evidenziando questi errori dell'arbitro perché ormai è in voga la logica, chi si lamenta poi gode? Ma allora, per adesso io non sto godendo di niente. Perché no, prima adesso no, però si sta lamentando adesso. Sì, prima si è lamentato qualche settimana fa il mio paron per l'arbitraggio di Valerio, però diciamo che grosse variazioni non ne sono arrivate. Sono arrivate solo multe. Meglio non lamentarsi, insomma, presidente. Quindi diciamo che per adesso sono arrivate solo multe, però detto questo è anche abbastanza pesanti, quindi diciamo che forse è meglio stare zitti e subire però fino a un certo punto. È tutto vero, diciamo così, è tutto vero. Però poi la partita è stata risolta ai calci di rigore, quindi lì se uno sbaglia lì non c'entra né l'arbitro né nessuno. No, ma secondo me non si doveva neanche arrivare ai calci di rigore, potevamo chiuderla prima, no? Cosa dici? Sì. Cosa dici? No, sì, però anche il Napoli ha avuto delle occasioni per poter chiudere la partita. Certamente, no, è stata sicuramente ai punti avrebbe vinto l'Udinese, sono d'accordo. Ecco, ai punti avremmo vinto noi. Siamo molto dispiaciuti, ci dispiace essere usciti dalla Coppa Italia. Sì. Comunque mi auguro che al Napoli innanzitutto avrà l'Inter come sì, mi sembra giusto, l'Inter sì, che passato, sì. Ha vinto 2-0 con la Sampdoria, quindi sicuramente una partita difficile, mi auguro per loro che ci sia un risultato positivo. Ma i vostri rapporti sono sempre positivi, non sarà mica un'eliminazione forte, ma Coppa Italia per un rigorino ci creiamo questi problemi. Io adesso vedendo la partita di ieri adesso ho capito perché volevate così tanto Zapata, presidente. Perché procura i rigori. Noi a nostro favore non abbiamo, però contro spesso. E perciò lo volevate. Sì. Presidente, per quanto riguarda invece questo Napoli, al di là di quelle che possono essere delle normali variabili di turnover, come l'ha visto anche per la lotta al secondo posto? È una squadra che secondo me... l'ho visto... Perché di recente avete tonico. Giocato anche con la Roma, con... polemiche sicuramente maggiori rispetto alla gara di ieri. Sì. Le confronta le due squadre? Ma sicuramente il Napoli l'ho visto molto ieri sera, molto a parte tutto è stata anche una bella partita. Questo non dobbiamo assolutamente dimenticare. È una bella partita con molto due squadre. Noi abbiamo giocato un'ottima partita, il Napoli l'ho visto pimpante, l'ho visto molto incisivo, l'ho visto in crescita, e quindi mi auguro, visti anche gli ultimi risultati che ha avuto anche in campionato, quindi mi auguro che prosegua questa strada e che ha delle soddisfazioni che assolutamente si merita una squadra della zona che è a Napoli. Pure.
Presidente, ma Allan ha sbagliato quel calcio di rigore, ma perché non l'ha cacciato? Mandatelo via. Lo dovete mandare via subito, adesso. Ma non lo diamo al Napoli. Come non lo diamo al Napoli? Non lo diamo via al Napoli, visto che non ha segnato al Napoli, non lo diamo al Napoli. Non sto scherzando. Ha sbagliato apposta. No, apposta. Ce l'avete già pagato, ecco. Diciamo così. Ecco. Sì, esatto, esatto. Quindi, diciamo che è un bel giocatore che. Ottimo giocatore. Al Napoli piace? Ci può dire che al Napoli piace? Questo. Ma piace a tantissimi veramente. Sì. Piace a tantissime squadre. No, ma a me impressiona. Comunque, comunque in continua crescita. Sì. Avete visto anche il gol di domenica col Cagliari. È fortissimo. Allan è un grandissimo giocatore. Sì. Veramente. È un moto perpetuo, veramente. È un giocatore che dà grandissime soddisfazioni e soprattutto in campo è uno che dà l'anima. Ed è un ragazzo esemplare, questo è fondamentale. Io sto promuovendo questo acquisto di Allan ormai da tempo, anche quando non è che era noto a tutti, ecco, diciamo così. Però voi siete sempre molto bravi a scoprire dei talenti come questo Jadì, che mi ha impressionato, cioè passare dalla primavera dell'Udinese alla prima squadra. Sì. E 96, fare 96. 18 anni, cioè, ad agosto credo farà 19 anni. E quindi c'è anche Aguirre, Aguirre. Non è niente male, assolutamente. Sì, prelevato l'avete ripreso dall'Empoli proprio adesso, sì. Quindi sì. Che poi Aguirre che con la Roma, è andato in panchina con la Roma, non ha voluto tirare il rigore che poi ha tirato Allan, quindi è colpa sua, colpa di Aguirre. È colpa di Aguirre, va bene. Se la deve prendere con Aguirre, non con Orsato, povero Orsato, che vi ha fatto? Povero Orsato, ma come mai i giornali danno 4.5, 5, insomma, gli hanno dei voti piuttosto bassi, Orsato. Perché noi giornalisti siamo tutti cattivi, con gli arbitri ce l'abbiamo sempre tanto. Ho capito, va bene. Va bene, Presidente, è sempre un piacere sentirla. E poi grazie, è un la sua simpatia, mio, vede, dovremmo fare tutti così. Quando succede qualcosa che non è gradito in campo, poi alla fine, oltre ad evidenziare il dato come lei giustamente ha fatto, però poi bisogna tornare al sorriso, perché il calcio resta sempre un gioco. Il calcio è un gioco, è sicuramente anche un business, ma è il gioco di tutti gli italiani, e quindi questo deve essere fondamentale anche per quanto riguarda tutte le problematiche relative alla violenza, che deve essere completamente debellata. Certo, i campi di calcio per far tornare alle famiglie e noi ci auguriamo col nostro splendido impianto, che mi auguro sia pronto al più presto, di poter iniziare questa nuova era del calcio senza problemi di nessun tipo, come un po' sta avvenendo in Inghilterra. Ecco, vivere il calcio insieme alle famiglie, come lei ha giustamente detto. Chiudo dicendo che c'è una richiesta da parte dei tifosi del Napoli, se questo messaggio lo può girare anche a Coné, quando gioca contro il Napoli, se può stare in famiglia, così vive il calcio in famiglia. Ho capito, vabbè, allora lo farò presente appena lo vedo. Va bene. Grazie ancora. Grazie, abbracciamo buon forte, pomeriggio. Presidente. Un abbraccio, arrivederci, buon pomeriggio anche a voi. Grazie al presidente dell'Udinese Franco Soldati. Udinese Franco Soldati. Udinese Franco Soldati.